la MEC Panda, perché adesso il responsabile dell'area tecnica Pantaleo Corrino. Prego direttore, poi ci sarà spazio per le domande al calciatore Panda, ce l'avremo nella traduzione del segretario sportivo Rosario Imparato, e poi al termine diciamo dello spazio dedicato a Panda ci sarà spazio per due o tre domande riservate all'area tecnica. Prego direttore Corrino. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i tifosi in ascolto. Da Giangali, detto dal periodo degli Giangali al periodo dei non Giangali. Oggi siamo qui a presentarvi la mente banda. Prima di lasciarvelo alle domande di circostanza, vorrei dire qualcosa a proposito. Cosa mi sembra interessante e importante dire, tanto che, come spesso a noi ci succede, cerchiamo sempre prima in casa di trovare quelle risorse che possono essere funzionali e utili alla causa. Se non le troviamo in casa, ho sempre detto che cerchiamo dietro l'angolo, a volte, come in questo caso, ci dobbiamo sforzare a trovarle anche da lontano. E devo essere sincero, questa volta siamo andati a prendere la MEC lontano, perché è una potenzialità per noi molto importante. Quando l'abbiamo pensata che sarebbe stata una potenzialità importante, poi nell'acquisito al titolo definitivo abbiamo pensato di avere in casa una potenzialità importante. Perché potenzialità? Perché nonostante la sua giovane età ha collezionato già diverse presenze nella nazionale maggiore della sua nazione, che è lo Zambia, oltre alle presenze in Europa League, e come avete potuto già vederlo all'opera, le sue caratteristiche sono quelle di essere un esterno, come la sua arma migliore è il dribbling, a cui piace puntare l'uomo e poi andare in confusione o creare assist per i compagni. Queste sono le caratteristiche per le quali abbiamo fatto questa acquisizione, ripeto, il titolo definitivo, con un contratto lungo, perché crediamo che già, io le chiamo potenzialità perché si tratta di un 2001, ma sono sicuro che la NEC dimostrerà che sono già qualità acquisite, capace di riscaldare i tifosi, capace di riscaldare voi, capace anche di essere importante per la squadra. Ve lo lascio per le domande. Grazie direttore. Spazio adesso alle domande per la MEC Panda. C'è la prima domanda di Pierpaolo Verri, Gazzetta del Mezzogiorno e Pianeta Lecce. Buongiorno MEC, oggi ti presenti i microfoni sul campo, ti sei già presentato. Se ci vuoi raccontare com'è stato l'impatto, le prime impressioni di Lecce come piazza e come squadra, e se ti aspettavi di essere subito così importante nei meccanismi di squadra visto lo spazio che hai trovato nel tempo. Thank you.
Yes, I was very ready to be part of the team, and I was very excited, you know, to be part of the team, the amazing team later, and I was very excited. Sì, non me l'aspettavo, ma sono molto felice ed molto entusiasta di fare subito il mio ingresso e far parte della squadra. Mira Andrea Castro, Salento Live 24. Ben arrivato, Marcus Gimitz, che ha giocato con te lo scorso anno in Israele, ha detto che sei il giocatore più veloce che lui abbia mai visto. Lui ha giocato a Lecce diversi anni, hai chiesto consiglio a lui magari per ambientarti meglio in città, in Italia, e poi comunque se c'è un giocatore che magari seguivi da bambino, che è stato un po' il tuo idolo per cui ti sei ispirato per giocare a pallone. Forse un ruolo di Lecce, all'inizio, thank you very much for the question. When I was in Israel, I asked one guy, Marcus is a defender, I played with him in Israel, and I asked him about the club, and he told me that in Lecce is a good club, you need to go there. I wanted to go to the same club in Israel, but he convinced me to come here and I had a chat with him, and he told me no, go to Italy, to Lecce. I think it's a good club for you, you can improve more when you go there. So I was a chat with him with Marcus, and he's a good guy. Sì, quando ero in Israele ho giocato con lui, ho parlato molto di Lecce, avevo anche altre offerte, ma ho chiacchierato parecchio e mi ha convinto a venire qui a Lecce, appunto, dicendo che era un ottimo club per me e per la mia carriera. Yeah, also when I was young, the player I was looking to was Lovinio. I was watching Lovinio, what he was doing. He was the fast player, he was dribbling everyone, so Lovinio was a good player for me. This is the player I was looking for. Sì, ho sempre avuto fin da piccolo un calciatore che ammiro e che poi vorrei diventare come lui, appunto è Lovinio, sia per la velocità che per il modo di giocare. Pasquale Marzotta, Gazzetta dello Sport e Mondoradio. Buongiorno Banda, benvenuto, ben arrivato. Ti sei presentato a questo campionato, sei il primo calciatore della storia della Serie A che arriva dallo Zambia. E come ti è sembrato per queste prime due gare il campionato di Serie A? Yeah, I think here the Serie A is very top league, and the league here is top, so I need to improve every time, every match, to work very hard, because here the tempo is high. When you're playing big clubs like Inter Milan, you fight the game with high tempo, so I need to improve also, to work hard on the pitch. Yeah. Il campionato italiano è appunto un top campionato tra tutti quelli in cui ho giocato, è tutto più difficile, devo migliorare il più presto perché il tempo di gioco è molto alto, quindi devo anche io migliorare in questo e diventare ancora più veloce e pronto a questo campionato. Si è visto che lei sui social lancia messaggi importanti, sia di vita che di sport. E si è visto pure che in alcune foto ha riproposto anche il fatto di portare al guinzaglio un ghepardo. Con questi messaggi e queste foto, cosa vuole lanciare in verità?
animals, so that's why one day we went to the safari in Zambia and I went with them and we take photos with the animals like this, but what I post on my social media is only food for things. Sì, ho i social, li uso per quanto riguarda la foto con la kebab, è capitato una volta, sono andato con mia sorella con un safari e appunto ho fatto quella foto in maniera scherzosa e con gli altri utilizzi che faccio dei social media soprattutto ed esclusivamente riguardo il calcio. Alessio Amato, Calcio Lecce. Buongiorno, benvenuto. Tra le prime due partite che ha giocato abbiamo visto meglio con l'Inter che con il Sassuolo. Pensi che poterti esprimere al top con squadre che lasciano più spazio? E poi su cosa sta insistendo mister Baroni in questa prima fase, soprattutto negli allenamenti? Yeah, like every game here is very hard, and against Inter it was opening game, you know, I was seeing a lot of spaces, but last game against Sassuolo it was compact game and it was difficult to move the ball, but it was okay but I will get to it. Serie A tutte le squadre, quindi tutte le partite sono difficili. Nella prima partita con l'Inter ovviamente avevo molto più spazio, quindi sono riuscito a giocare meglio, mentre contro il Sassuolo era una squadra molto più compatta e c'erano pochi spazi, però sono sicuro che riusciremo a giocare meglio anche in partite del genere. Yeah, the coach now is telling me to get more to the space, to find the space. If I don't have the ball, I need to get into the space to get the ball in the space. But I'm learning to the coach, the instruction also, I'm learning. So next game, we'll make sure we work very hard as a team. And yeah. Il mister mi sta dicendo appunto di cercare lo spazio anche quando appunto non c'è, ne sto imparando molto dal mister e dal modo di giocare italiano e sono sicuro che dal prossimo match riuscirò a mettere in campo ciò che mi sta insegnando. Carmen Tommasi, Televano. A proposito di prossimo match, io volevo sapere se spera o pensa di poter partire titolare con l'Empoli e poi un'altra domanda, qual è il suo miglior pregio e difetto dal punto di vista tattico? Yeah, for now I don't know, it's the decision of the coach and we'll see what will happen with the training, but it's the decision of the coach. I cannot make my own decision, so we'll see at training what will happen to the coach. Per adesso non so ancora la decisione del mister se sarò titolare o meno, basterà aspettare e vedere che cosa deciderà su di me. Yeah, like in the pitch, my best thing, I want to get
assist, to score goals and to make sure the team wins. That is what I want. Sicuramente il mio pregio è quello di cercare di far segnare i miei compagni, mentre penso, spero di non avere alcun difetto per ora nel campo di gioco. Poi volevo sapere un'altra cosa, se ci racconta qualcosa di lui fuori dal rettangolo verde. Yeah, like for me, when I'm not at training, I like to stay home, to relax, you know. I just like to stay home, to relax, and play PlayStation, and when I have the gym, I like to go to the gym to work out a little bit, yeah, like this. Mi piace stare a casa per rilassarmi quando non sono al campo di allenamento, giocare alla PlayStation o ad esempio andare in palestra. Se non ci sono altre domande, ringraziamo la Mac Banda, lo liberiamo, ringraziamo anche per la traduzione Rosario Imparato. Adesso, come detto, spazio alle domande per l'area tecnica. Grazie la Mac, grazie Rosario.